Siamo nel pieno del nostro congresso eucaristico diocesano. Abbiamo aperto il congresso eucaristico in questa nostra cattedrale il 25 maggio, il 25 novembre scorso, vigilia della solennità di Cristo Re dell'Universo, e lo chiuderemo il 27 aprile, sabato, in questa nostra cattedrale. Questa celebrazione della messa crismale acquista un senso e un valore, un significato tutto particolare, perché oggi celebriamo l'istituzione del sacerdozio e dunque la festa di noi sacerdoti, perché fra sacerdozio ed Eucaristia c'è un vincolo indissolubile e costitutivo. Non ci sarebbe l'Eucaristia senza il sacerdozio istituito, e non avrebbe senso il sacerdozio senza l'Eucaristia. E come l'Eucaristia è il punto di arrivo di tutto il percorso e il ministero di Gesù fra la gente, nelle sinagoghe, fra i villaggi, così anche per noi sacerdoti l'Eucaristia è il punto di arrivo di un itinerario di formazione ed evangelizzazione, di un impegno che mette insieme il pane e la parola, il pane della parola e la parola del pane eucaristico. Quando viene ordinato un sacerdote, prima dell'imposizione delle mani e della preghiera consacratoria da parte del vescovo, l'ordinando mette le sue mani fra le mani del vescovo, il quale gli chiede: prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? E il sacerdote, ordinando, risponde: sì, lo prometto. Dunque, prima di essere ordinato sacerdote, le mani di quell'uomo sono fra le mani del vescovo, e dalle mani del vescovo non possono mai sfilarsi le mani di un sacerdote, pena il tradimento di una promessa che è condizio sine qua non per essere ordinati sacerdoti. E in quell'impegno, mani nelle mani, si promette il filiale rispetto, cioè il porsi in questo respectus di fronte al vescovo, il porsi volto davanti al volto del vescovo come figlio. E figlio obbediente. Anche se Gesù ci insegna che l'obbedienza si apprende dalla sofferenza,
imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Recita la lettera agli Ebrei. Senza questo filiale respectus e senza questa filiale obbedienza, mani nelle mani del vescovo, non ci può essere sacerdozio. E dunque non ci può essere Eucaristia. L'Eucaristia è il culmine del percorso di obbedienza di Cristo Gesù a Dio suo Padre. Un percorso che lo vede svuotarsi, spogliarsi della sua sostanza divina, che lo vede scendere e farsi simile agli uomini, che lo vede sui banchi dell'obbedienza fino alla morte di croce. L'Eucaristia è l'ultima estrema consegna del Cristo obbediente al Padre, anticipata al Giovedì Santo, consegna che Cristo nell'obbedienza, anche quando il suo grido non trova risposta, anche quando si sente solo, abbandonato e ripudiato, la sua estrema consegna è a Dio. E ancora una volta Gesù si mostra figlio, perché lo chiama Padre, in questo respectus filiale, e consegna il suo corpo e il suo spirito. E lì, in quella consegna, la prima messa nella storia dell'umanità. E lì l'Eucaristia che Gesù ha istituito la sera prima, perché in quell'ultima estrema consegna di sé nell'obbedienza, rimettendo se stesso nelle mani del Padre, Gesù si fa Eucaristia di salvezza del mondo. Pertanto, carissimi sacerdoti, sappiamo abitare quella croce di Cristo come meta del nostro percorso di filiale rispetto e obbedienza, o noi siamo fuori dalla logica di Dio, fuori dalla logica della Chiesa. Noi siamo utili e necessari solo in quanto sacerdoti che tengono le mani fra le mani del vescovo e continuano a promettere quel filiale respectus, stando sotto la parola, nell'obbedienza alla parola, nell'obbedienza al vescovo, e pertanto in comunione col vescovo possono celebrare l'Eucaristia, possono tenere il corpo di Gesù fra le mani, perché le mani del sacerdote permanentemente rimangono fra le mani del vescovo. E ubi episcopus, ibi ecclesia. Questa è verità della Chiesa
e noi non possiamo ritagliarne una parte secondo il nostro modo di vedere e di pensare. Qui non si può mettere in discussione una realtà costitutiva della Chiesa e dunque del nostro sacerdozio. E noi con l'Eucaristia abbiamo questo legame così stretto che ogni volta che prendiamo fra le mani quel pane e pronunciamo le parole in persona Christi, perché in comunione col Vescovo e con la Chiesa, il nostro cuore dovrebbe tremare non di paura ma di gioia, perché sperimentiamo la fiducia di Dio per noi nonostante noi, la fiducia di Dio per noi così come noi siamo, nell'impegno ad essere nel nostro sacerdozio Eucaristia del mondo. Per questo abbiamo voluto mettere insieme congresso eucaristico e missionarietà e missione diocesana, come la sognava già il venerabile vescovo Monsignor Iacono scrivendo la sua lettera pastorale nel 1936, nell'imminenza della celebrazione del congresso eucaristico diocesano. Fra sacerdozio ed Eucaristia c'è questo legame così stretto, tanto che nel volto del sacerdote il popolo di Dio deve vedere il Cristo sacerdote che si dà nell'Eucaristia, che diventa irradiazione di luce, di pace, di armonia, che diventa scuola di obbedienza per tutti i Christi fideles, laici, perché dall'obbedienza e dal modo sublime e pur profondamente umano, incarnato e missionario di vivere il sacerdozio, che i fedeli possano capire cos'è l'Eucaristia e chi è Cristo Gesù. Che possiamo davvero, carissimi sacerdoti, lasciarci cristificare dalle parole che pronunciamo, dall'Eucaristia che celebriamo, dalla parola che ascoltiamo e dunque proclamiamo, tenendo sempre le nostre mani nel raccoglimento della preghiera fra le mani del Vescovo, come rinnoveremo fra poco, e tenendo aperte le nostre mani per custodire, cullare Gesù e Eucaristia e consegnarci con essa come corpo donato, come sangue versato. Sia lodato Gesù Cristo.